Le attività collaterali di questo Tokyo Game Show 2013 c'è stata sicuramente la visita ai studi di Polyphony Digital, i creatori della saga di Gran Turismo, che hanno come condottiero il mitico Kazunori Yamauchi. Lo studio è molto interessante, si trova al centro di Tokyo e ospita ben 150 dipendenti. Non voglio dirvi oltre, anzi godetevi la nostra visita virtuale ai studi di Polyphony Digital. La struttura di Polyphony Digital è piuttosto particolare. Lo sviluppatore ha infatti uno studio principale situato a Tokyo, nel quartiere di Ichijima, dove trovano lavoro gran parte dei dipendenti, ma ci sono anche due distaccamenti. Il primo, molto piccolino, è interamente dedicato ai designer delle vetture, un vero e proprio atelier situato nel quartiere di Ueno. L'altro ufficio si trova invece a Fukuoka, sull'isola Kyushu, ed è il più nuovo, messo in piedi dopo i tragici eventi di Fukushima per spostare più a ovest, a distanza di sicurezza, il team che lavorava vicino alla centrale nucleare. Appena entrati nello stabile principale di Tokyo, è immediatamente evidente la volontà dello sviluppatore di mantenere la massima comunicazione tra queste divisioni. All'ingresso sono infatti presenti due televisori e altrettante webcam che permettono di essere collegati 24 ore su 24 con le altre sedi e vedere così a colpo d'occhio cosa sta succedendo. Proseguendo nello studio è impossibile non notare la console da DJ affiancata da due enormi altoparlanti in fondo alla sala d'accoglienza. Molto spesso infatti Polyphony organizza dei veri e propri party aperti a tutti i dipendenti e ai piloti che hanno contribuito allo sviluppo di Gran Turismo, e talvolta l'invito viene esteso anche ai principali giornalisti del settore. Non manca ovviamente il classico scaffale pieno zeppo dei premi e dei dischi di platino ottenuti dalla serie. Gran Turismo è infatti la simulazione automobilistica più venduta di tutti i tempi ed ogni episodio si è assestato sulle 10 milioni di copie distribuite. C'è un interessante aneddoto sulla fondazione della Software House. Inizialmente, infatti, la società rispondeva al nome di Polis Entertainment, a tutti gli effetti una sussidiaria controllata e gestita da Sony. Ma in seguito all'incredibile successo del primo Gran Turismo in Giappone, il colosso giapponese decise di dare una maggiore libertà allo studio di sviluppo e cambiò il suo nome in Polyphony Digital. Il Deus Ex Machina della Software House è Kazunori Yamauchi, personaggio eclettico, grande appassionato di automobili anche nella vita reale e di vini pregiati. Il suo ufficio rappresenta bene la personalità del designer. Al suo interno troviamo un grande tavolo rettangolare utile alle riunioni formali e un salotto comprensivo di divano e poltrone per accogliere gli ospiti più importanti e gli amici. Dulcis in fundo, non manca anche un piccolo armadio dove Yamauchi conserva una serie di giacche e di valigie sempre pronte per accompagnarlo in qualche meeting o viaggio improvviso. Numerose sono state le collaborazioni tra Polyphony Digital e molte altre aziende legate al mercato dell'automobilismo, e in giro per gli uffici è possibile ammirare set di ruote Yokohama utilizzate dalla Nissan GT-R nella 24 ore del Nürburgring, bozzetti del prototipo X 2011 sviluppato insieme a Red Bull e, naturalmente, un numero spropositato di modellini, riviste e libri dedicati al mondo di Gran Turismo.